Tisanoreica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisanoreica 2. I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisanoreica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisanoreica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Il 28 e 29 luglio torna il Gallo d'Oro, il festival della canzone per eccellenza nella provincia di Pesaro Urbino, una kermesse che ogni anno sforna talenti non solo del territorio. 47 edizioni all'insegna della buona musica e del puro intrattenimento. Prima di scoprire tutte le novità artistiche di questa edizione, la presidentessa della Proloco che organizza il Gallo d'Oro ci ha spiegato come saranno scallettate le due giornate. Siamo prontissimi, siamo una macchina organizzativa, come hai detto tu, composta da tanti giovani, la media dei 20-25 anni, quindi penso che sia una delle proloco più giovani della regione. E siamo pronti, stiamo iniziando ad organizzare le prime cose, abbiamo un festival composto da due serate, venerdì 28 e sabato 29. Venerdì 28 abbiamo 12 cantanti under 14 e sabato 29 abbiamo 20 over 14. Ci saranno degli ospiti durante queste due serate. E abbiamo fatto tre serate di selezioni per vedere un po' l'andamento del festival e com'erano i cantanti per valutarli. E tutti idonei, quindi siamo molto contenti di avere gente di alto livello comunque. E niente, speriamo che vada tutto bene. Tanti cantanti che si esibiranno vengono anche da fuori regione, da quali? Sì, esatto, abbiamo cantanti della provincia, ma cantanti di fuori provincia come Macerata, oppure di fuori regione, c'è chi viene da Roma, Faenza, Modena, quindi dai, negli ultimi anni abbiamo puntato più a una giuria tecnica importante di persone che hanno un vissuto anche in televisione, e quindi abbiamo visto che attrae gente anche di fuori e continueremo a pensarla così, insomma. Emanuele Emirossi, assieme al DJ Alessandro Sorgente, è la presentatrice della Due Giorni ed è sicura del successo canoro delle esibizioni e dei due momenti in cui il palco sarà tutto per gli ospiti. Come ogni anno, sicuramente una grandissima qualità dei concorrenti, concorrenti che vengono da diverse parti non solo del posto, della regione, ma anche d'Italia, e quindi ci sarà una grande emozione vedere questi giovani cantanti salire sul palco. Ci saranno due momenti di spettacolo come ogni anno, infatti la prima serata venerdì ci sarà Biccio l'antidepressivo naturale, è veramente fortissimo con le sue barzellette. La seconda serata sabato ci sarà Ivan Cottini che ci presenterà una bellissima coreografia di danza. Invece, come ogni anno,
ci sarà una grande giuria. Allora, quest'anno è composta da Pino Perris, pianista, compositore, direttore d'orchestra, l'abbiamo visto suonare nel salotto di Maurizio Costanzo Show, è insegnante ad Amici. Poi ci sarà Luca Pitteri, anche lui è un vocal coach di grande successo, anche lui che viene da Amici, e poi Corrado Gentile in rappresentanza della radiofonia, quindi sicuramente lui con la sua esperienza quotidiana RDS saprà riconoscere il talento anche radiofonico, ma soprattutto anche come stanno questi ragazzi poi sul palco. Quindi due serate da non perdere, ricche di divertimento, di bella musica e soprattutto del piacere di stare insieme. Tu hai l'orecchio radiofonico, possiamo dire, perché è il tuo mestiere. Quali talenti hai trovato in queste due edizioni precedenti e cosa ti aspetti invece in questa? Allora, in queste due, io prima di fare, di presentare la manifestazione sono stata anche in giuria a nome di Radio San Marino, chiaramente, e devo dire che in questi anni ci sono stati tanti ragazzi che avevano, diciamo, le giuste basi per partire. Chiaramente si apprezza di più colui che porta un brano inedito, perché lì c'è una scrittura, c'è un racconto anche personale, no? Della canzone. Però attenzione, perché quando si porta un brano invece edito, spesso è facile cadere un po' nel copiare, oppure nella banalità o nell'arrangiamento troppo simile all'originale. Quindi anche lì sarà veramente una scoperta, cercare di riuscire a vedere dei ragazzi che reinterpretano e cercano di fare proprie le canzoni di personaggi famosi. Spero che quest'anno i ragazzi portino anche delle canzoni nuove, giovani, no? Quelle che ascoltiamo in radio, perché spesso vedi una ragazzina magari 10 anni che porta una canzone di Mina, che lei proprio non era nata assolutamente. Quindi vorrei che ci fosse un po' una proposta musicale più giovane anche come scelte di canzoni. Un grande evento per un piccolo comune e orgoglioso del festival ideato negli anni 60 da Don Luigi Eusebi, il sindaco di Petriano, Davide Fabrizioli. Devo dire, per noi è una manifestazione essenziale. Quest'anno siamo al 47esimo anno, quindi una manifestazione longeva che raggruppa, come dicevo prima in conferenza stampa, vari giovani del paese ma anche non giovani. Per noi è l'elite di tutte le manifestazioni e speriamo anche quest'anno, come gli altri anni, di avere un buon seguito sia a livello di pubblico, perché comunque già a livello di cantanti, a livello di giuria, sappiamo di avere una giuria molto qualificata e un parco cantanti notevole. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook o sul sito festivalgallodoro.it.